perdere la testa al narcisista? Non sappiamo, però l'importante è proteggersi dal narcisista e non avere a che fare con persone che rompono i coglioni. Non avere a che fare con persone che rompono i coglioni, perché la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è non avere, diciamo, delle situazioni negative fondamentalmente, no? Quando noi viviamo una situazione negativa dobbiamo rendercene conto. E tutte le situazioni che generano stress dobbiamo eliminare. La vita sarebbe molto più semplice se noi promuovessimo le situazioni positive e ci togliessimo dai coglioni le situazioni negative, perché la vita deve essere vissuta nel modo migliore. Senza, salutiamo la nostra carampagnocca Patrizia Perotti, senza per forza avere delle cagate di cazzo naturali. Quindi, ovviamente, quali sono, se hai a che fare con una relazione con un narcisista o comunque con una persona che ti vuole succhiare il sangue, perché il narcisista ti vuole succhiare il sangue, il narcisista pretende, salutiamo la nostra grinettina, Green Apple, il narcisista rompe i coglioni. Noi non dobbiamo farci assolutamente rompere i coglioni, dobbiamo per nessun motivo farci rompere il cazzo. E quindi questo è un punto fondamentale, tenere presente che il narcisista ha diverse maschere sociali che sono in parte consapevoli, talvolta non sono inconsapevoli, ma fanno parte del meccanismo di difesa del narcisista, no? Queste maschere che il narcisista utilizza ci possono coinvolgere, no? L'importante prima di tutto è renderci conto se di quello che noi vogliamo, perché questo è il punto fondamentale. Tu devi sapere esattamente quello che vuoi e non c'è verso. Cioè, io credo che vada un po' con la teoria degli insiemi, no? Se tu hai delle esigenze e queste esigenze entrano al di là del narcisismo o non del narcisismo, no? Se tu prendi praticamente la teoria degli insiemi, dei cerchi, mi tocca di nuovo usare il foglio per far vedere, perché ci sono persone che pretendono, cioè se noi abbiamo un cerchio, questa è la nostra vita, è un'altra, ci sono tre possibilità, no? Cioè questa è quella più deleteria secondo me, in quella in cui i due sono totalmente sovrapposti, questa qua allora in questo caso, allora nel caso 1, quando i due cerchi, diciamo, sono totalmente non sovrapponibili, che sia narcisista, che non sia narcisista, devi renderti conto che non c'è sovrapposizione e quindi è inutile che stai a perdere tempo. Nel caso 2, che è il caso migliore, diciamo, dove c'è una tua individualità e una condivisione di qualche cosa con l'altra persona. Qua dentro ci può essere qualsiasi cosa, dipende da quello che tu vuoi qua dentro, perché qua dentro ci può essere, che ne so, chi decide di avere famiglia, di mettere su famiglia, c'è chi decide di creare qualcosa, c'è chi decide, dipende da quello che uno vuole, potrebbe essere una qualunque tipo di interazione, anche due persone che sono impegnate, per dire, no, uno sposato e uno no, se a uno sta bene c'è un'interazione positiva per entrambi, qua vuol dire che questo punto qua è un qualcosa di positivo. E poi c'è il terzo caso, che è quello della simbiosi, che secondo me è tanto negativo quanto questo, cioè due persone che praticamente vivono in simbiosi, no? Se tu hai una simbiosi perdi un po' della tua individualità e secondo me non c'è cosa. Quindi al di là di definire una persona narcisista o non narcisista, perché poi appunto tanto non è che qua c'è la diagnosi di quello che ti dice mi faccio la diagnosi, sono narcisista, non sono narcisista, perché nessuno diciamo ha questa cosa, no? Quando conosci una persona, però chiediti se tu che cosa vuoi tu e se nell'interazione con quella persona ottieni quello che vuoi, se ti fa piacere interagire, se poi può essere una qualunque tipo di relazione, no? Perché siamo persone, certo ci sono degli schemi tradizionali, noi viviamo in un mondo tradizionale, ma non sempre la relazione tradizionale, ad esempio la relazione matrimoniale, no? Perché tanti matrimoni poi alla fine falliscono anche? Perché la relazione matrimoniale, diciamo, non è che tutti la vogliono vivere o non è che poi è un qualcosa che secondo me è allineato alle esigenze, diciamo, naturali dell'essere umano
Non so, può darsi per qualcuno sì, per qualcun altro no, ma bisogna sapere esattamente però quello che si vuole, quello che si ricerca. Questo è il punto fondamentale. Se tu vuoi, perché altrimenti rischi di fare come dire, di prendere lucciole per lanterne fondamentalmente, no? Come persone che cercano, ma io voglio sposarmi, io voglio qua, io voglio là, ma pensa a te, cioè. Io voglio questo, se tu vuoi questo, vuoi quello, trovati uno che abbia quelle caratteristiche lì fondamentalmente, no? Noi dobbiamo capire, ed è questo fa parte della comunicazione, quali sono le nostre caratteristiche ed eventualmente quali sono le caratteristiche della persona con la quale interagiamo, no? Perché sicuramente il narcisista è uno che praticamente non dà la possibilità, no? Il narcisista. In questo schema sarebbe ancora un'altra cosa, no? Sarebbe un quadrato schermato, no? Come dire, sarebbe un qualcosa che impedisce, o comunque sarebbe, ecco, mettiamo, sarebbe un cerchio nel quadrato, no? Dove qua c'è un blocco, no? Dove qua nessuno può interagire, nessuno può entrare. Quindi il narcisista ha questo io bloccato, bloccato su se stesso, quindi. Far perdere la testa al narcisista vorrebbe dire iniziare a sgretolare questo muro, però fargli perdere la testa non vuol dire far sì che il narcisista si innamori, perché a meno che il narcisista non voglia, diciamo, cercare di trovare un suo percorso, sarà difficile che questo avvenga fondamentalmente. Ma non è tanto importante secondo me. La prima domanda che devi fare è: ma voglio far perdere la testa nel senso, quando parliamo di perdere la testa, no, ci sono anche. Molte persone, no? Ci sono ad esempio molti ritratti di santi che hanno la testa in mano, no? Nella spiritualità, no? Ci sono ritratti di santi, di cose, no? Ce ne sono diversi che tengono la testa in mano, quindi hanno perso la testa, no? Perché ovviamente cosa si intende nella spiritualità perdere la testa? Si perdere la razionalità, perché noi purtroppo viviamo in un mondo duale. In un mondo iperrazionale dove con la razionalità la spiritualità non si può raggiungere, non è che si può raggiungere il cielo rimanendo coi piedi per terra, e questo è un altro concetto fondamentale. Se vuoi raggiungere il cielo devi staccare i piedi da terra, altrimenti non lo raggiungerai, no? E poi ovviamente no, c'era una canzone, mi sembra che fosse di, come possiamo dire, Jovanotti che diceva: la vertigine non è paura di cadere, ma è voglia di volare. Però soprattutto noi interpretiamo la vertigine come paura di cadere, dobbiamo trasformarla in voglia di volare, e altrimenti se abbiamo paura di cadere non intraprenderemo mai, no, qualche cosa. Quindi la cosa importante è, prima di decidere come far perdere la testa a una persona, devi tu avere la tua chance, la tua possibilità di viverti la vita che vuoi vivere. La prima cosa è che devi evitare le relazioni tossiche. Ora, non è che per evitare le relazioni tossiche, cioè evitare una relazione tossica vuol dire anche, da un certo punto di vista, far perdere la testa al narcisista, perché siccome il narcisista vuole avere il controllo della situazione, già fargli perdere la testa vuol dire togliergli il controllo. Quindi la prima cosa che devi fare, tra virgolette, per far perdere la testa al narcisista, ma ripeto, fare attenzione però a non fargli perdere la testa per intraprendere una relazione, perché se diciamo i due cerchi diciamo, non si sovrappongono, anche iniziare una relazione, diciamo, col narcisista non ti porterà assolutamente nessun vantaggio. Quindi il primo modo per, tra virgolette, far perdere la testa al narcisista non è detto per, appunto, per intraprendere una relazione col narcisista stesso, perché intraprendere una relazione magari non ti porta da nessuna parte, è quello di non dipendere dal narcisista, non dipendere né affettivamente, né emotivamente, né economicamente. Ma io credo che non dipendere sia, come dire, un qualcosa che noi dobbiamo imparare a sviluppare. D'altra parte, certo, nei momenti cruciali della vita le persone comunque devono imparare ad affrontarli da soli. Poi ci può essere la solidarietà di un'altra persona. Mi immagino un lutto, ad esempio. Se uno vive un lutto, tanto per fare un esempio, non è che questo lutto, certo, lo puoi condividere con altre persone, ma sei tu che devi elaborarti il lutto da solo.
Parlo di un lutto importante, no? Cioè di una persona magari, che ne so, perde i genitori, perde un lutto importante. Va elaborato da soli, non puoi sperare che, diciamo, il peso del tuo lutto te lo porti a condividere il tuo peso con un'altra persona. E questo secondo me non è possibile. Certo, le altre persone ti possono aiutare, come, oppure ad esempio una malattia importante, no? Ci sono persone. Non so se avete visto quel film Philadelphia, che era un film, salutiamo Sissi, era un film molto interessante. Non mi ricordo mai l'attore, chi era quello di Philadelphia, un attore famoso, Philadelphia, non so chi era, che comunque racconta la storia di questa persona, che di cui non mi ricordo, mi ricordo il nome dell'attore, ma è un attore famosissimo, non so se qualcuno si ricorda il nome. Che a cui viene diagnosticato un tumore e si fa tutto il percorso per diciamo superare, no? Cioè, poi alla fine ovviamente muore, però utilizza diciamo tutto questo questa malattia per migliorare se stesso, ma è un percorso che bisogna fare da soli. È come la strada verso l'illuminazione, no? Beh, guardate il film Philadelphia, un film un po' commovente anche se uno si identifica, però ma l'attore è famosissimo, è quello che, vabbè, ha fatto anche un pesce di nome Wanda, l'avrete visto sicuramente. Tom Hanks, ecco, brava, Tom Hanks. Ecco, brava Serendipity, Tom Hanks. Intanto non mi ricordo mai il nome, Tom Hanks. Ho visto anche altri film di Tom Hanks. Sì, vabbè, anche l'altro film lì, Forrest Gump, un pesce di nome Wanda, un attore eclettico, secondo me, Tom Hanks, molto bravo. E comunque, quindi, questo per dire che cosa? Che il percorso, anche il percorso spirituale è individuale, noi non perché molte persone essere dipendenti vuol dire, secondo me, aggrapparsi al fatto che un'altra persona ti può aiutare a fare qualcosa di interiore. Certo, un'altra persona ti può aiutare a fare tante cose, se tu non sai cucinare, un'altra persona può cucinare al tuo posto, però, esatto, il peso lo porti tu e l'elaborazione devi farla tu. Gli altri ti possono aiutare, ma no, salutiamo anche Crazy Robby, un giorno la live sui genitori narcisisti, faremo anche la live sui genitori narcisisti, che è una tematica interessante. Quindi essere, non dipendere affettivamente da una persona, quindi non è, è quello, no? Quindi dobbiamo imparare a gestirci le nostre cose. Se una persona ha un lutto, per dire, importante, qua so che la nostra cara compagnocca Patrizia Perotti ha avuto proprio un lutto importante, certo, puoi interagire con altre persone, puoi fare, ma poi, diciamo, davanti allo specchio ci sei tu, no? E quindi la soluzione devi trovarla dentro di te, non è qualcun altro che trova la soluzione al tuo posto, perché aggrapparsi, diciamo, a un'altra persona può essere tra l'altro controproducente, no? Perché sì, magari inizialmente ti può aiutare, ma ti impedisce di guardare veramente dentro te stesso, dentro te stessa. E se non guardi dentro te stessa, dentro te stesso, non riesci a non riuscirai mai a raggiungere veramente quella indipendenza affettiva che è necessaria, no? E il narcisista o le relazioni tossiche sono quelle relazioni in cui l'altra persona di fatto vuole prendere il controllo, no? Delle tue emozioni, vuole prendere il controllo della tua vita. Quindi questo è un punto importante, è un punto fondamentale. Noi dobbiamo essere affettivamente indipendenti, essere diciamo essere economicamente indipendenti ed essere indipendenti sotto ogni punto di vista, il che non significa che non dobbiamo interagire con le altre persone, per carità, però non dobbiamo sperare che le altre persone risolvano le nostre questioni più profonde, perché le altre persone possono risolverti delle questioni, ma sono questioni meno profonde. Il vero, diciamo, il proprio demoni, no? I nostri demoni dobbiamo guardarci da noi. Questo è un punto fondamentale. I nostri demoni ce li dobbiamo guardare da noi. Le cose più importanti dobbiamo guardarci da noi. Se tu hai un lutto, di qualunque natura essa sia, devi risolvertelo da solo. Non puoi sperare, ah, adesso però faccio appello a questo. Questo è profondamente sbagliato, no? Come quando finisce una relazione, uno dice, beh, è finita una relazione, ne comincio un'altra, ma se tu non impari a stare veramente da solo, a essere indipendente da solo, troverai un'altra relazione che più o meno sarà la fotocopia di quella precedente. O se non sarà la fotocopia di quella precedente, sarà un'altra relazione dove vengono fuori i
i tuoi traumi, i tuoi turbamenti. Cioè il concetto di coppia dovrebbe essere un concetto in cui ci deve essere uno stimolo. Ecco, il vero ruolo, secondo me, della coppia è lo stimolare, diciamo, una stimolazione reciproca al miglioramento, no? Che poi, se andiamo a vedere, è un po' il concetto di fiamma gemella, no? Se vogliamo, il concetto di fiamma gemella è un po' quello, esotericamente. Qual è la fiamma gemella? È quella che, interagendo con la fiamma gemella, tu puoi avere degli stimoli a un'elevazione spirituale, diciamo. Quello è, ma non è che il cammino te lo può fare l'altra persona, oppure, come dire, il tuo fardello della tua vita, cioè 100 kg sulle spalle, te ne do 50 a te, così portiamo 50 kg a testa. Non è così che funziona. Questa è un'illusione. Il pensare di poter mollare la propria zavorra sulla schiena dell'altra persona è una mera illusione, non funziona. Se tu hai un fardello, chiamiamolo karma, chiamiamolo come vogliamo, di 100 kg, quei 100 kg te devi portare te. Poi l'altra persona ti può dare uno stimolo, come dire, dai che ce la puoi fare, porta sti 100 kg, sicuramente ce la fai. Cioè, ti può dare uno stimolo, ma i 100 kg te devi portare tu. E l'altra persona non ti può portare neanche un etto, non ti può portare neanche un etto, perché se tu speri di poter mollare sul groppone dell'altra persona un etto, quei chili lì resteranno fermi, non ce la farai, ti resterai bloccato. È come quello che ha la speranza, diciamo, certo, ma non so come dire, questo viene nelle vie spirituali, un'altra persona ti può dare un esempio positivo o negativo, e questo è quello che dice lo stesso Buddha, no? Nel cammino spirituale, il Buddha, tra virgolette, se tu non vuoi raggiungere l'illuminazione, nessun Buddha, cioè che sono le persone più illuminate del mondo, no? Possono prenderti per mano e portarti verso l'illuminazione, cioè per fare un esempio, no? Nessuno può, cioè neanche la divinità, neanche Dio, tra virgolette, può salvarti se tu non fai il percorso da solo. Ci sono alcune cose che vanno fatte da soli per poi diffondersi magari nel tutto, ma invece, come dire, non è che un'altra persona può essere vista come un asino. Se io devo portare un fardello di 150 kg, beh, però quello è un asino, gliene metto 100 kg sul groppone e così io me ne porto 50 e 100 se ne porta lui. Perché quei 100 lì non saranno... Non... E questo è quello che, per questo, secondo me, molte situazioni relazionali non funzionano. Perché se tu cerchi il mutuo soccorso, se tu cerchi, come dire, il salvataggio da parte di una persona, difficilmente lo troverai. Salutiamo Antonio. Questo è un errore che fanno molte persone, no? Ma da tutti i punti di vista, anche molte donne che dicono, finalmente mi sistemo, ho trovato un uomo ricco, mi sistemo. Ma non ti sistemi un cazzo, se tu sei povera e non diventi ricca per i fatti tuoi, sempre povera resterai, devi sistemarti da sola. Questo è il concetto fondamentale, ma proprio a livello intellettuale, emotivamente, devi sistemarti da sola, devi fare le cose da sola, quindi imparare a fare le cose da sola. E questo manda, salutiamo Crockett Vintage, e questo manda in tilt molte persone. Il narcisista, salutiamo Antonio, il narcisista viene, diciamo, come dire, si considera una persona, diciamo, va in paranoia, perde la testa, proprio nel senso di perdere la testa, perché il narcisista ha bisogno di avere l'appoggio degli altri. Il narcisista perde la testa quando tu non gli dai più il tuo appoggio, quando tu non gli dai più le tue energie. È qua che perde la testa il narcisista, perché qual è la caratteristica del narcisista? Che non sa fare le cose da solo, perché ha un'emotività bloccata, ha una maschera che si porta dietro. E questo è il concetto di fondo, no? Invece bisogna, quindi se tu gli togli, togli al narcisista il controllo, cioè gli togli praticamente il fatto che tu non dipendi più da lui. Il narcisista ha bisogno di avere persone che dipendano da lui, perché nel momento in cui gli togli la possibilità di dipendere, perde la testa. Questo è il primo punto. Quindi vuoi far perdere la testa al narcisista? Non dipendere più da lui. Ma tra l'altro, anche da questo punto di vista, il narcisista ti potrebbe dare una risposta positiva, perché interagire con il narcisista ti potrebbe portare un qualcosa di positivo,
perché ti può insegnare, e se tu lo vedi come insegnamento ti può portare qualcosa di veramente buono, perché ti può togliere, diciamo, tutte le cose, diciamo, ti può insegnare a fare un percorso da solo, senza essere. Quindi la seconda cosa per far perdere la testa al narcisista, la seconda cosa molto importante è quella di essere felice, perché anche la felicità è un processo che tu devi viverti da solo. E questo è un altro grave errore che fanno le persone, no? Sperano di poter trovare la felicità interagendo con altre persone, ma la felicità si trova interagendo con se stessi. Quindi tu dimostra di essere felice al narcisista senza bisogno di interagire con il narcisista, ad esempio mollando il narcisista, perché poi, dicevamo, quando i due cerchi non si incrociano, che sia narcisista o che non sia narcisista, tu te lo devi togliere dai coglioni, te lo devi togliere dai coglioni, perché se non te lo togli dai coglioni entrerai in uno stato negativo, entrerai in uno stato di frustrazione, entrerai in uno stato in cui le cose non vanno, in cui le cose non funzionano. Quindi il campanello d'allarme, tra l'altro, per capire se sei all'interno di una relazione tossica o meno, è proprio quello, no? È l'aumento di stress, no? che ti fa interagire con le persone, perché ci sono persone che ti generano stress, non ti generano, come dire, benessere, non ti generano positività, ti generano solo negatività. E allora queste persone devi togliere. Questo è il secondo modo per far perdere la testa al narcisista. Quindi il primo modo è non essere dipendenti. Il secondo modo è essere felici indipendentemente dal narcisista. Quindi quando il narcisista capisce che, diciamo, tu sei felice senza il narcisista stesso, e questo è il punto fondamentale. E la terza cosa è essere indifferenti allo scarto del narcisista. Iscrivetevi anche al canale di Pepe Rosa, Cucina Naturale. Tra l'altro ricordo che chi vuole iscriversi al canale di Pepe Rosa, è un canale molto interessante, imparerà a cucinare, ecco il link. E poi iscrivetevi ovviamente anche a tutti i miei canali, e chi vuole fare l'abbonamento per dare un sostegno al canale o chi vuole fare una donazione può farla. Quindi questo è il concetto fondamentale, questo è il concetto di fondo. La terza cosa che è un punto fondamentale secondo me è quella di, diciamo, non dare indifferenza allo scarto del narcisista, perché tanto il narcisista ti scarterà prima o poi, perché fa parte del loro modus operandi, e il narcisista perde letteralmente la testa quando lui ti scarta, se ne va e tu sei indifferente a questo scarto. Dici praticamente: morto un papa, se ne fa un altro. Ovviamente morto un re, se ne fa un altro, morto un papa, se ne fa un altro, morto un genitore, non se ne fa un altro, però dobbiamo avere questa capacità di dover, di riuscire a togliervi dai piedi il narcisista. In questo modo ve lo toglierete dai piedi, non avrete più problematiche, ma gli farete perdere la testa. Fargli perdere la testa cosa vuol dire? Beh, che magari gli darete anche al narcisista una possibilità di fare un cambiamento, no? Perché il narcisista, se vuole liberarsi, diciamo, no, da questa situazione di vita narcisistica, dovrà fare un percorso fondamentalmente, ma questo percorso il narcisista se lo deve imparare a fare da solo, perché anche il narcisista non può sperare che le altre persone gli tolgano il castagno dal fuoco. Ecco, quindi una delle forme di maturazione secondo me più importante è quello di imparare a togliersi le castagne dal fuoco da soli, se vivi soprattutto le cose grandi, no? Perché le cose piccole magari, certo, se tu non sai cucinare, per fare un esempio di rapporto di coppia, uno non sa cucinare e l'altro non sa, facciamo un esempio, piantare i chiodi, beh, allora nel rapporto di coppia si può trovare una simbiosi, no? Uno cucina e l'altro pianta i chiodi, ma non è che il rapporto di coppia si può basare, certo, può darti quello, uno cucina e uno pianta i chiodi, ma diciamo, se tu vuoi fare invece un percorso di crescita personale, un'altra persona ti può dare uno stimolo, ti può dare uno spunto, ti può dare un'idea, ti può dare una sensazione, ti può dare qualcosa, ma quel qualcosa devi farlo da solo. Farlo da solo è, diciamo, molto molto importante. Prova, beh, non lo so, serendipity, gli eventi sincronici significativi.
Ecco, la serendipity, che abbiamo qua il nostro serendipity, che non so se è un uomo o una donna, sono sapere, ecco, la serendipity te la può dare un rapporto di coppia, secondo me. La serendipity sono degli eventi sincronici, quindi che è un po' il concetto di fiamma gemella. Quando tu entri in contatto con una fiamma gemella ti può far percepire degli eventi sincronici, ti può far percepire qualcosa di importante che tu puoi manifestare. Questo è un po' il concetto di fiamma gemella. La fiamma gemella non è quella che ti toglie le castagne dal fuoco, non è quella che fa le cose al tuo posto. La fiamma gemella è quella che ti dà quell'incipit, quella persona che ti dà quella situazione, e questo ti darà uno sbocco, ti darà un'intuizione. Ecco, interagire con una fiamma gemella, secondo me, vuol dire avere questo sbocco, avere questa intuizione. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube, abbonatevi al canale, iscrivetevi e...